molte speranze perché onestamente i dati ci danno una Toscana che ormai in modo molto continuo si trova in quelle condizioni di zona gialla. Da un lato l'RT che è l'indice algebrico, noi siamo a poco più di 0,7 quando sappiamo che per essere in zona gialla basta essere sotto l'1,25. Contagi in calo e indice RT abbondantemente sotto il valore di 1. Il presidente della regione Eugenio Giani attende con fiducia le valutazioni del comitato tecnico-scientifico, ma questa volta non si sbilancia più di tanto sulla data di cambio colore. La Toscana sarà gialla già dalla prossima settimana? Se poi non ci sarà, io sono profondamente rispettoso, però i dati sono quelli e quindi spero che possano portare in tempi più rapidi a poter consentire questa situazione. Qualcuno ha ipotizzato anche un possibile ricorso al TAR se ciò non dovesse succedere. No, il TAR assolutamente. Io ritengo che non sia questo il metodo e ritengo di poterlo fare in assoluto dialogo con... Ritengo che le nostre posizioni, anche se possono apparire diverse, ma sempre rivelano un'assoluta costruttività nei confronti del governo.